Vuoi farlo cadere? Easy. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ragazzi, in questo video sono con Joe, che mi ha chiamato perché aveva, mi ha detto, ho una skin rarissima da farti vedere, una skin che ti ho nascosto per tanti anni, quindi voglio proprio vedere di che skin si tratta. Sinceramente sono un po' dubbioso, secondo me mi prende un po' in giro. E inoltre mi aveva spiegato che il suo computer fa proprio schifo e che aveva dei problemi e aveva bisogno di dei consigli su come incrementare gli FPS. Così ho deciso di dargli una mano. Ma prima vi ricordo, coach supporto un creatore OctiPFI, lasciate un mi piace al video, arriviamo a 5000 mi piace. E vi ricordo, seguitemi su Instagram, OctiPFI. Detto ciò, let's go. Allora, Joe, mi hai chiamato per dirmi che hai una skin rara. Guarda che ti giuro che sei uno scherzo e mi stai facendo perdere tempo, mi arrabbio. Di che skin si tratta? No, sono serio, sono serio. Sapevi che ti parlavo sempre di questa cosa, che te la facevo vedere dopo un po'. Sì, mi hai sempre tenuto sulle spine, ma sinceramente pensavo mi stessi prendendo un po' in giro. No, allora, 3, 2, fammi vedere. Uno. Oh, no, beh, no, non è vero. Hai comprato un account e hai cambiato nome. Sono sicuro di questo, no. È impossibile. È impossibile. Me l'avresti sicuramente già fatta vedere. Impossibile. No, secondo me sai cosa hai fatto? Hai usato quel programma per tipo cambiarti le skin, secondo me. No, no, no. L'unico andiamo modo a vederla per... in partita. È l'unico modo per vedere. Vediamo un po'. No, mi devo ricredere allora. Allora effettivamente la skin è proprio la tua? Non ci credo. Sì. Accidente. Nemico, pushalo, vediamo un po'. Vedo che hai anche delle buone armi, tutto sommato. Però hai pochi mazzi di amine, accidenti. Speriamo che... Ok, l'hai distrutto questo DJ Traxx. Ecco, un nome così è ovvio che perdeva. Sicuro, 100%. È chiaro. Oh, un altro player. Pushalo. Ah, però non hai mazzo. Occhio, eh. Perché non hai mazzi, ne hai pochissimi. Accidenti, il bar... Per adesso non mi ha sparato il pompa perché faccio pochi FPS. No, perché? Perché? In che senso fai poche FPS? Connessione? No, per il PC fa un po' schifo. Ah, no, ma vecchio. Oh mio Dio, un altro player. Occhio. Vediamo. Distrutto, vecchio, distrutto. Sì, però sono... cioè, molto rilento. Cioè, posso essere bravo quanto vuoi, ma faccio 20 FPS a volte. Cioè, a volte diventa ingiocabile con questo PC, fra. No, vecchio, ma non hai sentito di quello di cui ho parlato in un video fa? Boosteroid, ne hai mai sentito parlare? Boosteroid? Vecchio, no. Vecchio, è tipo un sito, devi provarlo assolutamente. Quasi quasi, guarda, ti giuro te lo farei provare in questo momento. È tipo cloud gaming, hai presente cos'è? No, me ne puoi parlare un po'. Vabbè, è tipo tu hai un computer da schifo, mi stai dicendo, fai pochi FPS. Sì. Fidati che se provi a giocare con Boosteroid ne fai tantissimi, perché praticamente tu, sfruttando il tuo internet, giochi ad un computer super potente da un'altra parte. Quindi è come se tu giocassi col tuo computer pela patate, però in realtà giochi con un computer da gaming super fighissimo da qualche altra parte, sfruttando la tua connessione. Una roba strafiga. Strafiga. Cioè, soprattutto per gente come te che è già bravissima a giocare, se poi tu avessi un computer decente, fidati che secondo me spaccheresti di brutto. Spaccheresti molto. Buono, vecchio, ma sai cosa? Provalo quasi quasi. Ma sai che ti dico? Adesso tu resti in lobby con me. Finisco questa partita e andiamo immediatamente, me lo installo. Subito. Sì, non è da installare, non pesa nulla, cioè è proprio un sito, non devi neanche installarlo, fidati. Pure, è ancora meglio perché... Vecchio, ho pochi, sì, infatti. Infatti. No, devi provarlo assolutamente. Vecchio, allora, clicca sul link che ti ho mandato su Discord. Clicca sul link. Su Discord. Sì, sì. Oh mio Dio, fra, non vedo l'ora. H link B Octi Boosteroid, è questo? Sì, quello lì, clicca. Cliccato. Raga, io ve lo lascio in descrizione, intanto se vi interessa a voi, ricordatevi, lo trovate in descrizione. Ok, mi ha aperto la pagina. Ok, devi cliccare in alto e devi registrarti in alto, puoi usare direttamente Google, quindi è un attimo, proprio clicchi, sì. Login, Google, login. Metti la tua mail con Google. Ecco, ora te praticamente qua puoi giocare a tutti. A tutti i giochi. Tutti i giochi che ci sono nella loro libreria. Ce ne sono tantissimi. GTA, Warzone, no, il nuovo Call of Duty, Apex, Fortnite, FIFA 20. Praticamente tutti i giochi che ci sono nella loro libreria li puoi senza giocare. Senza anche pagarli alcuni? No, quelli a pagamento li devi comprare. Tipo tu compri comunque il gioco perché devi avere l'account del gioco. Però il discorso è che tu puoi giocare anche senza avere un PC della Madonna, perché semplicemente giochi da un loro PC. Cioè, sfruttando la tua connessione, tu giochi direttamente da Boosteroid, quindi con i computer che ti mettono loro a disposizione. No, beh, mi registro subito, faccio solo 5 vecchio, euro. Vecchio, costa anche poco. Così vecchio, poco? Fai veloce che andiamo in partita, che vedi subito. Ah, qui ti invito. Oh, ecco, mi senti? Ah, sì.
Oh mio Dio, quel Vecchio. Audio perfetto. Vabbè, proviamo una partita. Oh, nemico. Occhio. Vediamo un po'. Guarda, sta scappando questo. Ma cosa fa? Ma what? Ma cosa sta facendo? Neanche io sono così nabbo. Poverino, è un cucciolo impaurito lui, no. Azizam. Probabilmente era distratto, stava cucinando un kebab, Azizam, probabilmente. Vecchio, cioè, sta kill l'ha fatta strafluidamente, cioè, ti giuro. Cambia tutto, cioè, non sto giocando a Fortnite, no. Non è possibile. Cioè, sto giocando a Clash of Clans col telefono. Vabbè, perché avevi un computer da schifo prima, quanti FPS facevi? Prima fai 144, io li mettevo, ma frame-droppavano 30, 50. No. Nei fight poi? Sì, ma nei fight. Ma come fai a giocare con 30 FPS nei fight? Sì, ma non puoi capire quando atterravo. Che succedeva? Quando atterravo, cioè, non riuscivo ad atterrare, te lo giuro. Ok. Cioè, già era come sono atterrato senza fare neanche un frame drop. Mm-hmm. Vediamo se ti porti a casa la vittoria. Vediamo un po'. No! 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 Distruggi! Occhio, lo danneggi! È salito! È salito sull'elicottero! Ma che cavolo! Distrutto! Ma che cosa ha fatto questo? Purtroppo l'elicottero ormai è distrutto. Non so quanto tempo venga. Vado un po' in bassa quota per andare in safe. 13 di vita, basta una hit. Ecco. Via. Ti sparo da dietro. Ah, ma era un nemico. Pensi di prendere l'elicottero e scappare o fighti? Posso ritirargli una barrettata in faccia se lo vedo. Occhio, perché da dietro ai nemici potrebbero tirarti loro una barrettata. Li vedi là che fightano, andiamo via. No, ti giuro, quando vedo sta mimetica, ti giuro, mi fai proprio impazzire. Bene, ora che sei nei ground puoi già stare più tranquillo. Hai visto nemici? Io non li ho visti. Vediamo se dietro la roccia. Siete già in 17, prima eravate in 19. Qua le persone... Prima pure una jump, me la tengo lì. Ok, come mai l'hai coperta? Perché non si... No, che tiro! Che tiro assurdo! Tutta la fluidità del nuovo PC, fra l'altro, giuro. Sì. Adesso vado a consigliarlo a tutti i miei amici, subito. 150! Dietro un cespuglio quello lì. Perché non spari con la K adesso? Tanto sarà lì che sai se lo atterri così. Non ci credo. Ma è dove va? Anche lui. È un cucciolo impaurito. Che poi adesso hanno tolto le trappole, quindi uno può avere anche non paura di essere intrappato. Dov'è il cucciolo impaurito? È sceso? Il cucciolo impaurito è sceso dentro l'agenzia. Oh, ha pochissima vita. È bianco. Hai l'arma più forte del gioco. No. Non mi piace. No? No. Perché? Non sono uno molto da... Spam? Con la Thompson. Ma perché? Ma è devastante, vecchio. Oh, li hai visti? Dietro. Lì. Li vedi che tirano gli RPG? A sinistra, nell'erba. Lì. Che tirano gli RPG. Eccolo via. 150. Che hit! No! Guarda, non se l'aspettava proprio. Vai, se qua gli tiri una... Aia! Però... Hai uno di vita! Miracolo, signore. Per fortuna che aveva il barret viola. Vecchio. Boia! Cioè, cosa? Cosa hai fatto? 200 Q. No! Dai, vediamo un po'. La tensione è altissima. Oh, lo vedi che sta correndo a sinistra in basso. Occhio perché qua. Occhio. Preso? Sì, 130. Ok. Guarda che hai solo una base a reggerti. Non so quanto ti convenga alzarti così tanto. No, ho fortificato prima. Ma hanno le RPG, qua. Non so quanto ti conviene alzarti così. Ma... Piano piano scendo. Adesso gli rifai il giochetto dell'RPG col barret. Io l'ho fatto ancora. Oh, ma quello è pazzo? No, troppo tardi. Sì. No, cioè, troppo presto. Beh, finché loro si fightano, vai che è distratto quello a sparare all'altro. Aspetta. No, pacco, questa volta troppo tardi. Bisogna calibrare giusto la... Ok. Sei ancora in safe tu, praticamente. Vai. No, vecchio. Ok. Cioè, quanto gli hai fatto di danno? 130. Occhio che ti buttano giù con l'RPG. Si è tirato un pesce il tizio a sinistra. Si è tirato un pesce, l'ho visto io. Lì, devi sparare proprio in quell'angolo tra le due strutture. Vecchio, quello lì è mezzo morto, secondo me. Infatti. Boh. Morto? Vecchio. Li stai aprendo. Fluidissimo, non ho parole.
vecchio. Grazie, Octi, grazie mille. Vecchio, prego, ma guarda cosa stai facendo. Li apri questi. Guardali, guarda. Ora non fare lo splendido però, cioè vincila, non fare quello che fa le mosse fighe. No, vecchio, vecchio. Pessima jump questa, devo dire. C'aveva il muro sopra quelli. Ai, hai perso l'high ground. Siete in uno contro uno, lui si è ripreso l'high ground però. Non so se ha l'RPG. Vuoi farlo cadere? Easy. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Joe, assurdo! Assurdo! Prima vittoria. Come ti sembra allora? No, raga, vi giuro. Vi giuro. È epico. Ah, ok. È fluidissimo. Non stavo capendo. Boh, sono contento, vecchio. Sono contento che... Mai. Raga, vi ricordo anche voi, se volete provarlo, link in descrizione. È stra easy e come vedete funziona alla grande.